Ciao amiche, oggi un'idea facile, bellissima, perfetta per i regalini di Natale e non solo, perfetta anche per fare delle bomboniere perché è un piccolo oggetto molto originale realizzato con del sughero. Le informazioni sui materiali e su tutto l'occorrente per farlo lo trovate nell'info box. Occorrono delle quantità minime, quindi facile, veloce, economico. Vediamo, non vi perdete nessun passaggio perché vi do tanti consigli utili per farla al meglio, non solo con il sughero, ma anche con altri materiali. Dimenticavo, il cartamodello è gratuito e anche questo lo trovate nella casella delle informazioni. Questo è il tessuto di sughero che ho scelto, meraviglioso, ha dei riflessi dorati all'interno. Sul retro riporto il cartamodello. Mi posso avvicinare tranquillamente al bordo del tessuto, o per meglio del sughero, perché il cartamodello contiene già i margini di cucitura, quindi lo riporto una volta ed un'altra volta. Vedete, attacco proprio, li faccio, diciamo, li metto a contatto l'uno con l'altro, i due pezzi, e poi riporto un piccolo rettangolino che deve essere di 5 centimetri per 2 di larghezza. Ecco qua. Poi sul cartamodello in realtà già lo troverete, io adesso lo sto tracciando, ma ve lo lascio sul cartamodello gratuito. Allora, questo pezzo è di 29 x 9 cm, tanto per avere un riferimento. E devo ritagliare sulla linea tracciata, quindi seguendo per bene il contorno, le curve, qui sui lati è curvo il cartamodello. E anche qui in basso c'è una lieve curva, quindi ritaglio i due pezzi e poi il rettangolino. Ora fate attenzione, il rettangolino lo ripiego in questo modo e vado a stondare, vado a togliere questi angoletti qui. In realtà questo è opzionale, però vi consiglio di farlo. Ovviamente fatelo simmetrico. E adesso preparo questo cordoncino cerato. Questo è quello che avete, nel mio caso è di 2 centimetri, il diametro è di 2 centimetri, la lunghezza è di 32 centimetri di cordoncino. Metto l'anello, questo qui, lo inserisco in questo modo e qui in alto devo sistemare questo rettangolino che avevo preparato. Lo devo sistemare così. Allora, un piccolo trucchetto, in realtà si può cucire anche tenendolo fermo con le mani, però per fare questa cucitura io ho fatto un pochino di esperimenti e anche utilizzando del semplice scotch, questo o quello, il nastro carta, insomma una quantità minima perché deve rimanere all'interno, blocco questo cordoncino cerato per bene in modo tale che poi sarò facilitata per la cucitura. Mi metto vicinissima al bordo, come vedete non parto proprio dall'inizio ma mi muovo di mezzo centimetro, posiziono per bene, la lunghezza del punto è di 3 mm, punto dritto, vado avanti, vado indietro. E poi seguo sul contorno, vado vicino al bordo del tessuto lasciando qualche millimetro, però è molto piccolo, quindi ecco, devo fare un pochino di attenzione. Seguo proprio il profilo. Questo lato in basso, qui vado avanti, poi faccio il punto indietro per bloccare bene il cordoncino e poi proseguo. Si fanno pochi punti, si va lentamente e vicino al bordo il lavoro viene perfetto. Ovviamente fate attenzione anche al colore del filo. Vado qui in alto e adesso anche quest'ultima cucitura. Vado avanti e indietro. Fatto. Ecco qui il risultato. Vedete? Così ho bloccato più volte di qua. Ora sistemo rovescio su rovescio queste due parti e
le faccio combaciare, dovrebbero combaciare alla perfezione. Infatti così è, metto una pinzetta e anche qui in alto, vedete, se c'è proprio qualche piccolissimo aggiustamento da fare, fatelo, perché i due tessuti devono essere identici. Quindi, sistemato il tutto, procedo con una cucitura su questo lato qui, poi sull'altro. Quindi parto dalla parte alta, blocco sotto al piedino della macchina e cambio le impostazioni. Punto dritto, allungo il punto a 3,5 mm, così non stresso il tessuto, e poi sposto l'ago a destra. Se avete la possibilità di spostare quest'ago verso destra, vi dà un bordo molto piccolo. E quindi inizio la cucitura. Se non potete spostare l'ago, guardatelo, diciamo, a vista, ma vi muovete tipo a 2 mm dal bordo. Prendete bene il sughero senza, diciamo, lasciare un bordo eccessivamente grande. Il punto è bloccato all'inizio e alla fine. Quindi prima cucitura terminata, ma si fa veramente in maniera molto 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 facile. Quindi sistemo questo all'interno, così, e ripeto la stessa operazione su questo lato. Quindi blocco il punto e procedo con la cucitura. Io mi sto muovendo praticamente a bordo pedeno, perché resteranno proprio pochi millimetri, tipo 2 mm dal bordo, eh? Ecco qui, blocco. Ecco il risultato. Tolgo qualche piccolo filo che rimane così. Ecco, adesso tiro per bene questo, lo porto proprio qui in basso nella zona centrale. Misuro proprio la metà. Ecco. E quindi con una penna faccio un piccolo puntino qui al centro e anche qui. Con il punteruolo adesso realizzo un piccolo foro, faccio attenzione a non rovinare né il sughero né anche alle mani, e altro forellino anche di qua. Questo perché adesso inserirò un bottone di questi qui a pressione. Io metto questi di plastica, insomma, perché l'impatto, se è marrone, diciamo, c'è un piccolo impatto. Però se avete quelli metallici, forse è il caso di utilizzare quelli lì, che sono, insomma, sono veramente più particolari. Quindi metto la femmina qui e il maschio lo sistemo su questo, su questa parte mobile. Non ha importanza se lo mettiamo su questo lato o sull'altro, perché questo in realtà si muove e ruota tranquillamente. Quindi lo blocco ed ecco qua. Posso chiudere così. Guardate che meraviglia, ragazze, è bellissimo, è bellissimo. È un portachiavi, quindi inserisco qui la chiave o più chiavi, ovviamente non tantissime, però possiamo mettere una o più chiavi, ad esempio questa della vettura. Lo utilizziamo e rimane così. Quando invece lo vogliamo mettere in borsa, tiriamo questo gancetto, blocco qui, ed ecco qui come si presenta. Quindi le chiavi rimangono all'interno ed evitano di strappare le fodere delle borse o altro. Guardate che meraviglia! Per cucire il sughero ho utilizzato ago universale o quello per il cotone 80 ed il piedino normale. Quindi più facile di così, ragazze. Come vi ho promesso, un'idea facile, veloce da fare in pochi minuti, ma è un'idea preziosa. Guardate di questo tessuto di sughero sul sito di Giolà, lo trovate in diverse fantasie. Lo potete, secondo me, utilizzare anche come segnaposto adesso per il Natale o per altre occasioni, anche come bomboniera può essere utile. Come segnaposto potete mettere all'interno, per esempio, dei confetti, delle piccole cose al posto delle chiavi, perché vedete c'è questo volume da occupare.
Insomma, io spero in qualche modo di avervi ispirate. Vi mando un grosso abbraccio, io vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao, a presto. Mi raccomando, like, commenti e condividete questo video. Taggatemi quando create degli oggetti dai miei tutorial. Scaricate il cartamodello gratuito qui nella casella delle informazioni. Ciao!